un'altra breve domanda su questo, che appunto di questi temi erano i temi caldissimi del 2020, inizio 2021. Che livello di valutazione ci troviamo oggi adesso? Diciamo, dopo anche qualche mese, anche già prima della guerra, c'era stato un forte derating. Sì, esattamente, nel senso che il 2020 è stato l'anno dell'esplosione, se vogliamo, di questi trend strutturali molto legati alle vite digitali, no? Quindi c'è stata una forte crescita di questi temi, di questi trend. Il 2021 c'è stata una sorta, diciamo, di ritracciamento. Oggi ci troviamo in una situazione appunto di fair value sul mercato con valutazioni molto più attraenti rispetto a 12 mesi fa. Noi reputiamo che il 2022 possa essere la continuazione di quel processo di fusione tra vita reale e vita digitale, che si combinano, che si fondono. È evidente che oggi il consumatore continuerà a ricercare, diciamo, quelle esperienze che sono prive di sostituti digitali, no? Mi riferisco ad esempio ai viaggi, all'intrattenimento, cose che difficilmente si possono replicare in maniera digitale con lo stesso effetto, mentre continuerà invece tutto quello che effettivamente è migliore rispetto alla forma tradizionale, e quindi torniamo al discorso di prima con i trend di cui parlavamo in precedenza. La vostra view, ultima domanda, la vostra view sulla transizione energetica, probabilmente le materie prime non torneranno ai livelli dei prezzi del 2014-2020-2021 tanto presto, bisogna puntare sui grossi produttori, raffinatori, distributori di materie prime, bisogna invece raddoppiare la propria allocation sulla transizione verso la sostenibilità, un mix dei due, come la vedete su questo? Chiarissimo, allora, diciamo che il tema della sostenibilità è un tema che ci porteremo dietro ancora per moltissimo tempo, fortunatamente. È un tema molto più sensibile ai giovani. Da una nostra ultima ricerca, per esempio, è emerso che i millennials guardano con molta attenzione quelle aziende che sono attive proprio sul tema della sostenibilità. Un'azienda, secondo i giovani, secondo i millennials, ha più come dire, probabilità di successo se non fa soltanto l'interesse dell'investitore e dell'azionariato, ma deve fare l'interesse, no, della collettività. Sono temi questi molto importanti. Molto spesso noi associamo però la sostenibilità al tema del cambiamento climatico, no? Fenomeni come Greta o manifestazioni come ad esempio la COP26 ci descrivono che la sostenibilità può essere associata al tema del cambiamento climatico, ma la sostenibilità è un qualcosa di molto più largo, no? È un tema che si può guardare a 360 gradi, quindi possiamo parlare appunto di transizione energetica, quindi l'utilizzo di fonti rinnovabili, l'utilizzo di veicoli a guida autonoma. Tutto questo sicuramente porterà un beneficio in termini di impatto ambientale evidente, ma anche da un punto di vista di investimenti. Parliamo addirittura del 5-8% del PIL globale, quindi mai nessun tema è riuscito a inglobare un investimento di tale portata. Per cui, se noi guardiamo oggi, ad esempio, l'interesse da parte appunto dei risparmiatori, ci accorgiamo che i millennials allocano più del 33% del proprio portafoglio su tematiche di sostenibilità. Diciamo quelli un po' più anziani, quindi mettiamo così, chiamiamoli generazione X, allocano soltanto il 16%, quindi si dimezza totalmente quello che è l'approccio nei confronti appunto della sostenibilità, mentre i cosiddetti come dire boomers, quindi quelli ancora più anziani, allocano soltanto il 2%. Quindi è evidente che il millennials è molto più sensibile e plasma le sue scelte in funzione appunto del tema della sostenibilità. Le aziende hanno capito questo trend perché il millennials di oggi sarà l'investitore di domani.